Oh, ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di B-Square Gaming, è il vostro gioco che vi parla, sono qui con... Fra! Questa volta l'introduzione la faccio io, cercherò di essere poco prolisso Iscrivetevi! e vi dirò solamente che se vi piace quello che facciamo, se ne volete ancora, Condividi! se lo volete fatto ancora meglio, non dovete fare altro che interagire commentando, likeare il video, iscrivervi al canale e... Ancora meglio, condividere il video sul vostro social network Che preferito. per me può essere anche YouPorn, proprio diretto. Ale. Quindi, vabbè, bando alle ciance, ragazzi, e partiamo con il video. Zack. Ragazzi, tremiamo perché non sappiamo mai se inizia. Bene. Ma, ok, adesso è Sono qui. partito, miracolo sulla... Fino a prima si bloccava. Sono soddisfatto, giovane cerbiatto, e continuerò a esserlo fino a quando il mio tesoro rimarrà intatto. Perciò sappi che la tua vita e la sua vita diventano una sola. Se esso prospera, anche tu con lui, perché tu sei parte dello sciame. Se la tua carne dovesse cadere, verrebbe sostituita da carne nuova. Questo è il mio patto con tutti i cerbrati. Ora sei abbastanza forte per affrontare le difficoltà dei viaggi nell'iperspazio insieme allo sciame. Così ce ne andremo da questo pianeta morto e porteremo la crisalide al sicuro, nell'alveare centrale sul pianeta Char. I resti della flotta Protoss incrociano ancora nell'orbita planetaria. Cercheranno di impedire il nostro esodo a ogni costo. I miei figli ti aiuteranno, cerebrato, se dovessi avere bisogno di assistenza. Olè. Bene, una missione. In realtà questa è piuttosto facile. Teoricamente potrebbe. Se siete particolarmente bravi con la micro, potete finirla, cioè, subito, in pochi minuti. Vi basta prendere quelle idralische potenziate e andare all'attacco. Praticamente cosa dovete fare? Dovete portare la crisalide. Obbedirai ciecamente. Vai e porta la furia distruttrice dello sciame su tutti i tuoi nemici. Comunque dicevo, l'obiettivo è portare un drone alla crisalide, che è lì in alto a sinistra, prendere la crisalide e portarla in quel punto rosso che c'è in basso a destra. Ovviamente in mezzo ci sono dei Protoss, dovete farli fuori. Però non è che sono tanti, quindi teoricamente, se uno è, come detto prima, se uno è bravo con la micro, anche un attacco già adesso potrebbe riuscire, potrebbe essere Vittorioso, insomma, vittorioso con un po' di fortuna. potrebbe durare molto meno questa missione. Però mi sembra di capire che tu abbia fatto in Beh, style. ho scelto una strategia un po' più safe, comunque non nulla di incredibile. Alla fine anche qui si tratta di costruire un sacco di droni al posto di SCV e niente, fare un sacco di idralische, un sacco di Zergling e a partire l'attacco. Come vedete abbiamo anche le mutalische che sono la principale. Quelle che all'inizio ci attaccavano, ti ricordi? Esatto. Resistete allo Zerg. Sono quegli uccellacci volanti che sparano delle shuriken acide che rimbalzano. Fa un po' ridere, ma è così. Qui mi sembra che usi il trucco di riportarlo sul tappetino Zerg per farli Sempre, riprendere. sempre per riportare le unità sul mostro per far rigenerare più velocemente la vita. Quindi adesso mi sto limitando a difendere e a buttare fuori un sacco di droni per, diciamo, potenziare la mia economia molto, molto Ma velocemente. qui non ti serve il gas perché non mi sembra che sia. No, non so se vado solo, mi sa che andrò solo di Zergling perché di come si dice, di idralisca ce ne ho già abbastanza. Che ho fatto un po' questa gabola per avvicinare, per fare un vivaio ancora più vicino, per Sì, velocizzare le sì. estrazioni minerali e per costruire più unità contemporaneamente. Tra l'altro, mi sa che devi costruire magazzini. Sì, perché sono al limite. Vediamo se le faccio. Sì, sto facendo adesso l'overlord. Come vi ho detto, i magazzini degli Zerg sono gli overlord.
Ecco, normalmente le idralische non sono così forti. Cioè, per motivi di, boh, di gioco, quelle idralische rosse sono molto più forti del normale, no? Tipo il doppio della vita, il doppio dei danni. Chissà perché. Cosa? Chissà perché. Perché sono più forti. Ma perché sono potenziate dal celebrato. Ecco, ma tu qui chi sei esattamente? Io sono un celebrato. Quindi? Quindi un enorme cervello. Ah, ok. E praticamente tutti gli Zerg sono comandati da dei cervelli che si chiamano celebrati. E i celebrati sono stati creati dall'unicamente, che è, diciamo, il super cervellone. Infatti in inglese si chiama Overmind, no? La mente che sta sopra. Che sta non sopra. È Megamind, è quello del cartone. Sopra. Cos'è Megamind? Un cazzo di cartone. Quella roba lì è quella che non è ancora né carne né pesce, né una torretta né. Esatto, quella roba lì che ho appena toccato. Serve ad aumentare il mostro. Se hai bisogno, se non hai abbastanza mostro per costruire solo per la lobra, costruendo quella roba lì, quella colonia mi pare che si chiama, aumenti il mostro che c'è in giro. E se spendi ulteriori soldi, 50 minerali, può diventare o una colonia alla Sunken, quella che fa la lingua che entra e riesce, o la colonia di spore, che è quella che spara quelle palle verdi di acido contro le unità aeree. Come vedete sto facendo quello che avevo detto prima, cioè ho fatto una marea di droni. Insomma, ti vuoi espandere come il cancro proprio. Voglio avere una macro molto forte per poi, quando inizio a costruire unità, farne un botto. È quello che penso che sto facendo. Hai visto che c'è uno fermo lì che si sta a grattare le palle? Sì, è vero, adesso mi sa che lo vedo. Aspetta. Chissà perché si è fermato. Probabilmente perché quando era il rally point dal vivaio era lì, è andato lì e si è un po' confuso con gli altri e non l'ho mandato poi a... Sa che ha fatto un po' troppi droni però, è un po' esagerato. Che adesso come vedete sto facendo un sacco di minerali. Ma quella è una colonia di spore, quello che ho fatto, è un'antiaerea. E a fianco c'è una colonia, una Sunken. Non so come si chiama in italiano. Colonia nascosta, boh. Beh, la prossima volta che ci clicchi sopra lo puoi vedere. Sai che non ci cliccherò mai. Vuol dire, ma Sunken non vuol dire sotterraneo, una cosa del genere. Sì, è affondata. Esatto. Abbiamo bisogno di altro Vespene. Abbiamo bisogno di altro Vespene. E dai, questo Vespene, su. Dai, basta un po' una scorreggina e vedi come te lo faccio io il Vespene. Cioè, ma scusa una domanda, ma quando si gioca online, se finiscono i minerali, cioè arriva, è mai successo che sono finiti i minerali e uno si è ritrovato uno contro l'altro senza... Un sacco di volte. E cosa succede? È proprio guerra di trincea? No, succede, allora, per vincere la partita, vabbè, a meno che l'altro non si arrenda, cosa che di solito succede, la partita viene persa quando tutti gli edifici del nemico sono stati distrutti. Quindi quando entrambi rimangono senza minerali, si cerca di andare a distruggere o l'esercito nemico per poi andare a distruggere le strutture, oppure si cerca di nascondere una struttura in qualche parte della mappa nascosta e attaccare gli edifici del nemico, in modo che se tu riesci a distruggere tutti gli edifici, hai vinto. Anche se magari ti è rimasto molto meno come esercito. Non capito. Ma a volte succede anche che magari finiscono le risorse, gli eserciti sono più o meno distrutti e rimangono delle unità invisibili. Tu hai le unità invisibili, lui ha le unità invisibili, non avete dei rilevatori e quindi cercate di distruggervi gli edifici con le unità invisibili. Ma a quel punto non è possibile fare pari e patta, vedere a punteggio chi ha vinto. Non succede mai così. C'è sempre qualcuno che vince. Invasato Protoss. Zelota non vuol dire tipo invasato. Guarda quanti me ne stanno ammazzando.
Vabbè, almeno ti hanno sfoltito la popolazione. Mi sembra una grande soddisfazione. Ma non ho ancora mandato il drone a... Ma scusa, il puntino rosso che cos'è? Perché non l'avevi mai fatto. È un radiofaro, un altro radiofaro. Oh, ok. Cioè, che vuol dire semplicemente devi andare lì. Devi portare l'unità in quel posto. Io l'unico radiofaro traente che mi ricordo è quello di Star Wars, mi dispiace. No, raggio traente sarà sembra, no? No, era radiofaro traente. Guarda come sono friendly con la natura, tutto in pannelli solari, eh. Li hai visti i pannelli solari? Con quelle robe che girano, eccolo lì. Ah, è vero. Non ci facevo più caso. Vabbè, adesso praticamente penso che ormai non ci sia più niente qua da ammazzare. Si tratta semplicemente di una formalità, portare il tuo bel drone al radiofaro e finisce la missione. Qui avevo voglia di spendere. Di cerebrato. Potresti trovare il primo balzo nell'iperspazio sconvolgente. Ole ragazzi, anche questa volta abbiamo rullato, o meglio Joe ha rullato. Joe, hai aperto tu, quindi direi che puoi chiudere tu. Niente ragazzi, solite cose, programmazione estiva, meno video. E niente, dai, ci vediamo alla prossima. Ciao. Bella di padella, ciao. No. No, tranquillo. Ok.